Palazzo delle Arti Napoli, siamo qui per glorificarci con questa mostra veramente particolare di due personaggi, non sono persone, personaggi, Marco Adinolfi e Massimo Citala. Saranno in mostra fino al 22 dicembre. La mostra si è inaugurata il giorno 3 invece. Come si chiama? Verso. Verso perché lo sapremo man mano. Un passetto indietro. Ispirati dall'opera dello scrittore svizzero Robert Walser, La passeggiata, pubblicato nel 1919 la prima volta, ma noi giunto tradotto in italiano solo nel 1976 per i tipi di Adelphi. Ok, che cos'è? Una romantica disposizione d'animo invoglia il narratore e scrittore ad avere e a fare l'idea di una passeggiata. Il tempo bello e fresco invoglia un po' tutti. E chi troviamo lungo il percorso? Un professore, un prete, un farmacista, un rigattiere, un medico, bambini giovani, donne eleganti ed uomini in impeccabile e rigoroso Panama. Ma a parlarcene saranno Marco Adinolfi e Massimo Citala. Allora, questa mostra è appunto ispirata al famoso testo La passeggiata di Robert Walser, un testo che nonostante appunto sia stato scritto nel 1919, quindi dopo una guerra mondiale, in un ambiente ovattato, quello svizzero, che appunto non aveva risentito di, diciamo, delle brutture della guerra, racconta in questo testo una tematica nota per la verità alla letteratura mondiale, perché insomma è stata spesso affrontata anche nella cinematografia fino ai giorni nostri, cioè quella di un uomo che passeggia e che racconta con un grandissimo spirito di osservazione quel che vede, ma soprattutto quel che sente. Quindi è un discorso introspettivo, è un discorso, diciamo, basato molto appunto sull'osservazione. Ed è questo elemento, diciamo, la chiave della nostra mostra, cioè di tutti i pensieri, anche filosofici, che affronta Walser, che è in questo testo di una modernità inimmaginabile, ma veramente inimmaginabile, affronta delle tematiche che parlano, sembra, della nostra contemporaneità, della nostra società attuale. Abbiamo appunto voluto puntare il dito sull'osservazione come essenza della conoscenza. Diciamo che non lo dico io, storicamente è la scienza, il metodo scientifico che si basa sull'osservazione per poter appunto conoscere le cose. E allora noi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato appunto di analizzare questo discorso dell'osservazione come curiosità, quindi essenza della conoscenza, e abbiamo creato delle opere che sono immediatamente riconoscibili in un linguaggio solo apparentemente minimale,
solo apparentemente minimale, fatto di geometrie, di colori, diciamo anche diciamo, gradevoli di impatto, ma che in realtà nascondono un altro significato, o meglio, hanno una loro diciamo anima più nascosta, ed ogni opera di queste appunto rappresentate ha un particolare che può essere un particolare diciamo non colto nella, a primo acchito, si comportano un po' come delle anamorfosi per, diciamo, per dirla in maniera così un po' generica, ma ognuna di esse ha un particolare che può essere scoperto. Ce ne sono alcune che si mostrano quasi bidimensionali e invece invadono lo spazio anche in maniera prepotente, e poi ce ne sono altre che invece vanno proprio affrontate nella loro interiorità nascosta. Allora, come diceva Marco, appunto l'elemento che ci ha spinti a appunto progettare e a creare la visione di questo lavoro è appunto la curiosità, e io ciò che dico e ripeto spesso a chi viene a vedere questa mostra è che la curiosità è raccontata e data da una distanza, quindi è ciò che è la distanza che noi interponiamo tra noi stessi e l'altro e il mondo stesso. Quindi ci può bastare esclusivamente un'immagine fine a se stessa, quindi un elemento colorato che ad una certa distanza può sembrarci bello, brutto e assolutamente molto soggettivo, ma forse anche a volte anche banale. Quindi è nella capacità di accorciare questa distanza e avvicinarci all'opera in questo caso, ma perché no all'altra persona, all'essere umano, alla nostra volontà di conoscere altro. Quindi appunto più ci avviciniamo e più scopriamo che al di là di una semplice immagine estetica, puramente estetica, che oggi appunto ne raccontiamo e la conosciamo particolarmente bene, il concetto proprio di immagine che spesso è anche fine a se stessa, capiamo appunto che avvicinarci con curiosità alle cose, in questo caso appunto ai nostri lavori, capiamo che al di là di una pura estetica, quindi di una semplice immagine, c'è qualcos'altro, e quindi lo scopriamo soltanto se ci avviciniamo. Allora, questa è l'opera che probabilmente è quella che più in questo percorso, diciamo che di 18 opere sviluppate in quasi 2 anni, è forse quella più rappresentativa di tutto, diciamo, il nostro lavoro. L'idea è quella di lasciare quest'opera installativa all'interno di questa sala, proprio per dare la possibilità di godere semplicemente di una forma geometrica ben definita, molto colorata, quindi abbastanza accattivante, ma che potrebbe benissimo essere fine a se stessa. In realtà quest'opera si chiama Inneres Auge e porta il titolo di una canzone di Franco Battiato che, tradotta dal tedesco, letteralmente significa il terzo occhio, ma come la traduceva lui in maniera non esattamente letterale, alla filosofia orientale. Legata alla filosofia orientale, era lo sguardo interiore. Perché lo sguardo interiore? Perché noi non ci accontentiamo, potremmo non accontentarci della forma e del colore, ma andare oltre. E allora come indagare, cercare di capire cosa c'è dentro. E allora questa è un'opera che è permeabile, cioè è al di là di un aspetto estetico che può essere anche, diciamo, avvertito come un muro, quindi come una chiusura, in realtà se noi siamo curiosi apriamo e quindi ci accorgiamo che appunto oltre l'estetica c'è un interno. Se mi posso collegare, è l'opera che ci ha dato l'input appunto di utilizzare questo tipo di materiale. Nel momento in cui ci siamo confrontati e nel momento in cui abbiamo capito che il tema che volevamo affrontare era quello della curiosità, ci siamo posti la domanda: come possiamo raccontare la curiosità nell'arte
e ci è venuta proprio l'idea di utilizzare il filo, perché se da lontano è un muro, è qualcosa di immancabile, mai appunto cosa di più falso, perché è un filo di cotone, quindi è facilmente trapassabile, facilmente permeabile, e che poi racconta gli stessi appunto. L'elemento del filo è anche concettualmente, no? un qualcosa che crea delle connessioni, no? Il legame viene proprio da questo, e può essere appunto sia un discorso di letto in positivo, ma anche in negativo, no? Legare una persona può essere un atto, diciamo, anche abbastanza, no? Violento. E quindi ecco, torniamo sempre al discorso del dare varie interpretazioni e quindi lasciare al singolo appunto la propria interpretazione. E Marco prima diceva appunto la collocazione in questa sala. Lo abbiamo deciso anche perché è fuori da occhi indiscreti, quindi solitamente sì. L'arte contemporanea ha quel vincolo culturale che non si può toccare, non si può maneggiare, e noi in qualche modo abbiamo cercato di oltrepassare questo concetto. L'abbiamo messo in questo luogo, che è un luogo isolato, quindi il visitatore, mosso da quella curiosità che noi cerchiamo appunto di far uscire, gli permette anche in solitudine di poter toccare e capire che al di là della pura immagine fine a se stessa c'è un mondo interiore che poi racconta il nostro mondo interiore. Viaggio, solitudine, osservazione, ma anche la ricerca non solo introspettiva, ma la voglia di capire se e dove si vuole andare o si sta andando. Potremmo allora dire arte e psicologia, oppure psicologia introspettiva che indaga se stesso. Sì, questo è un tema importante, senza dubbio, ed è questa la potenza proprio di questo testo, del testo della passeggiata di Robert Balzer. Perché tra i tanti altri temi affrontati c'è anche il concetto della solitudine, di quanto noi oggi rifiutiamo proprio il senso della solitudine, ma è appunto proprio nella solitudine che l'essere umano capisce se stesso e ha modo anche di indagare se stesso. Ed è un tema che in qualche modo noi abbiamo cercato di affrontare, ovviamente con i limiti dovuti, se ci siamo riusciti o meno, questo poi dipende dagli altri o comunque da chi la osserva. E la solitudine appunto ci permette di indagare e di essere curiosi anche del mondo. Torniamo quindi al discorso di curiosità e quindi io credo che tutta l'arte sia in qualche modo introspettiva, perché io dico sempre che l'arte è in qualche modo una finestra attraverso la quale ognuno vede il proprio universo interiore, quindi in ogni caso l'arte è la proiezione del nostro essere. Questa installazione porta il titolo proprio dell'opera di Walzer, quindi La passeggiata. E Walzer, diciamo che tra i vari temi che tocca in questo testo ha anche il rapporto dell'uomo con la natura. Diciamo che una delle cose forse anche veramente molto attuali, delle tematiche veramente molto attuali che lui tocca, è quella della disattenzione dell'uomo nei confronti appunto della natura, ma anche della bellezza che chiaramente fa parte della natura. L'artista sempre guardato alla natura e alla bellezza, no? come essenza proprio della propria arte. E quest'opera praticamente rappresenta in qualche modo vari punti di vista. Non solo perché per il verde, che in qualche modo richiama appunto un discorso di verde per antonomasia, un colore che chiama la natura, ma anche perché rappresenta a secondo di come la si guarda, può rappresentare un uomo, quindi insomma in questa volumetria intrecciata che si confonde con il fondo, un uomo che, quindi vista con una proiezione in senso orario, un uomo che si smaterializza e quindi diventa prima geometria e poi
nulla, l'aria, il verde, si perde in questa natura. Oppure al contrario, leggendola in senso antiorario, noi leggiamo appunto che da questo prato verde si crea prima la forma, questo è importante, prima la forma, quindi questa geometria che però a un certo punto si umanizza. E quindi ecco, anche qui l'interpretazione di cosa possa rappresentare quest'uomo con queste mani sul viso. E qui non ve lo dirò, nel senso che non c'è una sola interpretazione che abbiamo voluto dare con questo movimento. Forse è più arricchente spesso ascoltare i giudizi di chi guarda, appunto, come dicevo prima, l'arte è un po' la proiezione del proprio universo interiore, quindi ascoltare, penso c'è stato un simpatico dibattito su quest'opera, chi diceva appunto che è un uomo che guardando come è messa la natura si mette le mani in faccia e quindi quasi come un segno di disperazione. Diciamo che c'è appunto un grande elemento di disperazione su quanto noi abbiamo capacità anche di reagire a quello che ci sta succedendo e a quello che ci sta appunto accadendo intorno. E la domanda è questa: abbiamo la capacità di opporci o di reagire all'andamento in qualche modo distruttivo che stiamo ponendo noi oggi nel mondo? È una domanda. Opere introspettive, non tele, opere introspettive. Una persona può entrare nelle opere e cercare di capire il messaggio da sola con l'aiuto di un terapeuta. Cosa succede? In questo caso, a fungere da terapeuti siete voi, Marco e Massimo? Questa è appunto una domanda assolutamente, come dire, importante e anche complessa su cui rispondere. È ovvio che noi le abbiamo in qualche modo pensate, le abbiamo realizzate e abbiamo una nostra lettura di ciò che sono e di ciò che vogliono raccontare. Quindi sì, quando ci viene chiesto, in qualche modo cerchiamo appunto di dare delle spiegazioni che ovviamente sono nostre, ma poi ognuno può averne delle proprie. Nel caso specifico appunto già il nome, il titolo di queste due opere che si chiamano Linea Orizzontale, abbiamo in questo caso ci siamo ispirati ad un brano, a delle strofe di un testo di Battiato dove appunto dice la linea orizzontale ci porta verso la materia, quella verticale verso lo spirito. Anche in questo caso, se noi le guardiamo da lontano, sembrano due fasce cromatiche con un colore acceso, con dei colori che già hanno una loro vocazione o comunque una loro piacevolezza. Però nulla di più sbagliato, perché innanzitutto non sono delle linee continue, ma sono c'è l'inganno dello specchio che riflette appunto il colore e di conseguenza appunto ancora una volta racconta qualcosa che non è vero, almeno in apparenza. E oltretutto, oltre ad avere appunto lo specchio come inganno, c'è in questo caso anche una parte interiore che è nascosta, quindi c'è una parte interna che rispetto all'orizzontalità della linea estetica esterna è un intreccio, è un budello, quindi in qualche modo racconta la nostra parte interiore che non è mai lineare. Anche quest'opera si basa sul concetto di inganno della continuità, come diciamo noi, ossia è leggibile come una sorta di fascia, ma in realtà non c'è nulla di più sbagliato, perché in realtà c'è una separazione dovuta allo specchio e quindi questa continuità è veramente ingannevole, è solamente il riflesso di un altro elemento, ma soprattutto appunto abbiamo voluto anche sottolineare nel titolo che è un'installazione, cioè questa continuità che noi vediamo non esiste e infatti si chiama split significa composto, o meglio diviso in più elementi, e lo si vede insomma dai particolari, perché appunto oltre a questo discorso
diciamo di specchiatura, c'è proprio una separazione che abbiamo lasciato ben netta, per quanto piccola, ma ben netta, tra due elementi che sono semplicemente accostati e non continui. Allora, siamo al PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, e questo evento, questa mostra Verso, gode del patrocinio del Comune di Napoli, del sostegno del Robert Walser Centrum del contributo di Galleria Borbonica. Il giorno 21 di dicembre sarà presentata nella sala di Stefano del Comune, qui del PAN, il catalogo di questa mostra, un catalogo al quale teniamo tantissimo perché è un catalogo che ha due testi, un testo critico d'arte scritto da Valentina Rippa e un testo scritto dal direttore appunto del Robert Walser Centrum, Reto Sorg. Ringraziamo tantissimo appunto sia le istituzioni che il Robert Walser Centrum che appunto ha sostenuto questo evento, essendo appunto loro portavoce della letteratura di Robert Walser nel mondo, e ringraziamo tantissimo appunto anche Galleria Borbonica che ha contribuito proprio alla realizzazione di tutto questo progetto.